lui. Buon pomeriggio a chi si è collegato dopo il nostro annuncio in diretta sulla nostra pagina Facebook del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. È sempre un privilegio fare qualunque cosa da questo luogo incredibile, solo che lo sappiamo, stiamo vivendo giornate che in futuro potremo raccontare ai nostri figli. Sentiamo molto più vivacemente del solito il rumore degli uccelli che popolano questa straordinaria area di Roma. Rumore non coperto da quello delle macchine che scorrono rapidamente, veloci, fiancheggiando lungo Via delle Belle Arti il nostro museo. Sentiamo la natura che si sta riappropriando di questi luoghi, sottraendoli quasi per dispetto agli uomini. La splendida fontanella che è sull'altro ingresso che mai riusciamo a utilizzare verso Piazzale delle Belle Arti, dove troneggiano una serie di tartarughe acquatiche, è particolarmente vivace, anzi possiamo dire che uno dei luoghi in questo momento più vivaci della villa, come documenta bene una foto che ho condiviso ieri sul mio profilo Facebook. Insomma sì, sono alcuni giorni che abbiamo ripreso con particolare lena a comunicare, lo stiamo facendo in diretta perché sentiamo che in questo modo, pur prendendoci qualche rischio ieri sul discorso dell'audio, sentiamo che in questo modo possiamo essere più immediati, vi diamo la sensazione di uscire di casa, intanto si sente il rumore di un'ambulanza in lontananza, è un rumore che ci stiamo abituando purtroppo tutti quanti. Vi dicevo, il fare dirette, anche se comporta per me e chi mi aiuta come in questo momento Pasquale De Bellis, comporta un po' di responsabilità nella capacità di dire qualcosa di sensato, di non incappare in qualche errore di comunicazione. Però ecco, sento che anche questo è un modo giusto per farvi sentire nel nostro museo, farvi uscire di casa, distrarvi, invitarvi a pensare ad altro, immergervi nella bellezza dei nostri luoghi della memoria, luoghi della cultura. Ci siamo fermati in questo punto, abbiamo fatto pochi passi, non è facile fare le dirette dall'interno del museo perché le pareti molto spesse fanno da schermo rispetto al wifi che utilizziamo. Ci siamo fermati qui perché per noi questo è un luogo simbolico, evocativo. Non tutti sanno che gran parte del museo è stato realizzato molto dopo la cinquecentesca Villa Giulia, in particolare le due ali che si aprono e abbracciano il cortile centrale sono state realizzate nel corso del Novecento per consentire di ampliare l'esposizione. Risale invece quasi agli anni della fondazione del museo, anzi è cominciata la sua costruzione prima del fatidico 1889, il cosiddetto tempietto etrusco italico di Alatri, una delle cose che ci dà maggiore orgoglio perché si tratta della rievocazione in scala 1:1 di un tempio di tipo etrusco italico realizzata in modo estremamente precoce per fini di didattica e di comunicazione quando cose del genere in tutto il mondo cominciavano appena ad essere realizzate, come sa molto bene il mio caro amico professor Marco Valenti, che ha fatto uno studio dedicato proprio agli Open Air Museum e alla comunicazione attraverso questo tipo di strumenti. Inaugurato nel 1891, reso accessibile laddove appunto il museo cominciava a muovere i suoi primi passi, ancora non è stato mai valorizzato negli ultimi decenni come meriterebbe e alcuni di voi sanno che questo meraviglioso tempio è al centro di un progetto che ha ottenuto anche un importante finanziamento della Regione Lazio, di Lazio Innova, per il bando sulle tecnologie digitali applicate ai beni culturali. Abbiamo qualche problemino legato a quanto è avvenuto sul piano amministrativo negli ultimi mesi al nostro museo, ma speriamo di riuscire a realizzare quella che abbiamo evocativamente definito macchina del tempio.
Il tempio di Alatri nasce sulla base delle informazioni ottenute pochi anni prima, all'inizio degli anni 80 dell'Ottocento, grazie a degli scavi eseguiti appunto ad Alatri, che hanno consentito di recuperare informazioni sulla planimetria e l'apparato decorativo di questa realtà che risale al IV secolo a.C. Adolfo Cozza, geniale architetto, un Leonardo dell'Ottocento, vicino a Felice Barnabei, che vedete raffigurato qui nel busto di bronzo, il fondatore del museo di Villa Giulia, ideò questa ricostruzione. Gran parte naturalmente non può poggiare su dati di scavo, anche se le informazioni all'epoca raccolte erano eccellenti. Considerate che si recuperavano solo gli oggetti belli, non si prestava grande attenzione ai materiali frammentari e molto è andato disperso degli scavi condotti nell'Ottocento. Ebbene, si è riusciti ad arrivare a questa ricostruzione che dà perfettamente l'idea, dà anche le emozioni che si potevano vivere trovandosi di fronte a strutture che erano realizzate con materiali molto semplici, terracotta, quindi normale terra, legno e poco altro. Quindi non è facile ricomporli come può avvenire in Grecia grazie all'utilizzo del marmo o comunque della pietra. Seguitemi che ci avviciniamo un po', poi mi hanno detto di non essere troppo lungo con questi video, quindi taglierò, tanto avremo per purtroppo diverse cose da raccontarti. Insomma, Felice Barnabei era felice di nome e di fatto di quanto aveva realizzato. Sapete, Villa Giulia, dopo i fasti cinquecenteschi legati alla figura di Giulio III, era rimasta abbandonata, frammentata, divisa in tante porzioni, fino ad essere utilizzata come stalle, insomma, un uso del tutto improprio. E lui ci racconta come si è arrivati a recuperarla grazie ad un caso che ha voluto che la regina Margherita, a cui faceva ripetizioni, parlasse bene di lui con il ministro dell'istruzione del tempo, consentendo di ottenere un finanziamento che lo ha portato non solo a realizzare Villa Giulia, il museo poi divenuto etrusco, ma anche a recuperare le terme di Diocleziano, il museo nazionale romano. L'anno scorso si sono celebrati, purtroppo noi non lo abbiamo potuto fare per i motivi che conoscete, i 130 anni della definizione di Villa Giulia come museo. E questa realtà ha cominciato a vivere grazie all'attività di scavo condotta da Felice Barnabei e dalla sua squadra, lo stesso Adolfo Cozza. I primi materiali venivano in abbondanza dall'Agro Falisco e sono conservati nel piano superiore dell'ala destra del nostro museo. E poi qui appunto venne realizzato quanto di più incredibile poteva essere accostato ad una villa del Rinascimento. Noi non consentiamo al momento l'accesso al tempio, che per molti anni è stato utilizzato come deposito dei tanti materiali archeologici che la soprintendenza recuperava in tutti i territori di sua competenza. Non consentiamo di accedere, ma oggi possiamo provare a farlo, perché vi voglio far vedere la bellezza dei particolari, di come questi uomini nell'Ottocento erano anche grandi sognatori. Non abbiamo trovato ancora informazioni precise su quello che sto per mostrarvi, però nessun particolare o quasi era lasciato al caso. Hanno cercato per quanto possibile di utilizzare tecniche conformi con quelle antiche. Le terracotte sono state realizzate prendendo a modello proprio gli oggetti recuperati sullo scavo, sono state realizzate matrici che si sono conservate. Insomma, è stato fatto un lavoro enorme, parte del quale si può vedere esposto anche presso il Museo Civico di Alatri. Ieri proprio abbiamo condiviso un bel video della nostra serie Storie di persone di musei, dedicato al museo diretto dall'amico Luca Attenni. Il particolare che vi voglio mostrare qui nel pavimento dinanzi alla cella di ingresso, dove il genio di Cozza ha voluto congelare nella gettata che lo caratterizza dei frammenti originari di ceramica. Forse si tratta di ceramica di IV secolo, non sappiamo se lo ha fatto proprio sulla base di qualche informazione su
le circostanze di rinvenimento registrate durante gli scavi di Alatri. Insomma, vi ho intrattenuto fin troppo, la pazienza sui social è di solito limitata, vedete altri reperti non pertinenti, la nostra collezione statuaria etrusca è stata distribuita utilizzando la parte anteriore e quella posteriore del tempio. Insomma, abbiamo voluto farvi trascorrere qualche minuto qui con noi a Villa Giulia, sentendo i rumori della natura e la mia voce, per fare un omaggio a quanto di bello del nostro patrimonio siamo tutti proprietari, e al nostro fondatore felice, che insomma un po' infelicemente è stato realizzato con una magnifica maestria nel bronzo, ma è stato rivolto verso una parete, un muro della villa cinquecentesca, non riesce a vedere nulla di quello che avviene nel suo museo. Io l'avrei girato di più verso il tempio, in modo che almeno potesse apprezzare un'opera di cui era indubbiamente orgoglioso. Vi intratterremo nei prossimi giorni con altre dirette, compatibilmente con le emergenze e tutte le altre cose di cui quotidianamente ci dobbiamo occupare. Riprenderemo anche a fare video a 360 gradi. Ho visto che quello che abbiamo girato finora lo avete molto apprezzato, nonostante i 24 minuti e la lettura non proprio teatralizzata di Ovidio e di Tito Livio. Quindi c'è voglia di cultura. Vi ringrazio per l'incoraggiamento che mi date con i vostri commenti, per tutto quello che avete voglia di dire e di fare voi per noi, dando un senso al nostro lavoro e a questo sorriso che vorrebbe essere anche un modo per renderci un po' più spensierati. In alcune zone d'Italia lo siamo ancora, nel nord è difficile esserlo, e anche su questo è bene riflettere, e i musei anche per questo possono avere un senso. Grazie a Pasquale per questa diretta e a voi per averci seguito con attenzione.